Ciao, vediamo come realizzare questo effetto mezzitoni con Adobe Photoshop. Magari dobbiamo creare un effetto impattante per le nostre grafiche e questa può essere sicuramente un'idea originale. Una volta che abbiamo duplicato il livello sfondo trascinandolo sull'iconcina crea un nuovo livello, selezioniamo il livello copia, dopodiché ci spostiamo sul menu filtro, effetto pixel e colore mezzetinte. A questo punto possiamo muoverci su diversi valori. In questo pannellino opzioni andiamo a parametrare quelli che saranno poi le caratteristiche che definiranno il raggio delle tinte e chiaramente il colore per ciascuno dei quattro canali che costituiscono le cromie di un'immagine, che tra poco andremo a vedere. Manteniamoci più o meno su questi livelli standard, quindi un raggio max di 18-20 o comunque che vada da un valore di 15-20 e poi un valore crescente dal primo al quarto canale, che per esempio può partire da 40 e finire a 55. Diamo l'ok. A questo punto apriamo il pannellino canali, che possiamo visualizzarlo nell'anteprima oppure dal menu finestra canali. Ogni immagine chiaramente ha i suoi canali colore, RGB, red, green, blue, perché in questo caso il profilo colore di questa immagine è RGB, che è un po' il totale di tutti i canali di colore. Poi abbiamo i singoli canali, rosso, verde e blu. Andiamo a deselezionare tutti i canali e a lasciare selezionato soltanto il canale verde. Dopodiché torniamo sul pannello livelli. Ora andiamo a selezionare tutto il livello del canale verde con l'effetto mezzetinte applicato. Menu selezione tutto, oppure CTRL COMMAND A, dopodiché andiamo a copiare questa selezione. Possiamo farlo dal menu modifica copia, oppure CTRL COMMAND C. Andiamo ad aggiungere nella parte bassa del pannello livelli un nuovo livello vuoto, nascondiamo il livello sul quale precedentemente avevamo applicato il primo effetto mezzetinte e sul livello vuoto selezionato andiamo a incollare la selezione precedentemente copiata, CTRL COMMAND V, ed ecco qua. Ora ci spostiamo sul menu dei metodi di fusione. Andiamo ad applicare un metodo di fusione, per esempio sovrapponi, e già possiamo vedere il nostro effetto applicato ma molto molto accentuato. Chiaramente adesso il nostro effetto è fuso con il livello visibile sottostante, che non è questo ma il primo, come possiamo vedere dall'occhiolino attivato. Con il livello dell'effetto mezzetinte applicato ci spostiamo sul parametro del riempimento, lo andiamo a dimezzare, per esempio intorno al 50%. Ed ecco qua il nostro effetto applicato. Ora siamo in grado di esportare la nostra grafica, magari per web, andando su File, Esporta, Salva per web, magari con un formato JPEG con una qualità da 60 a 100. Dopodiché siamo in grado di esportarla e magari importarla in un lavoro più grande, in una grafica pubblicitaria ad hoc. E con questo spero di averti rivelato un'informazione interessante. Mi raccomando, iscriviti al canale, non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!